Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi vi spiego come trovare l'armatura del crogiolo più la spada Ortovis. Molto semplice, dirigetevi qui a questa tomba. Seguitemi in questo lungo percorso senza morire, mi raccomando, senza morire come ho fatto io. Quindi seguitemi oppure velocizzate il video, fate come volete. Basta che mi seguite in questo lungo viaggio, che andiamo lì sotto a uccidere questi due cavalieri. E una volta uccisi, ragazzi, una volta uccisi, ci darà l'armatura e la spada. Quindi, guardatevi il video fino alla fine e noi ci vediamo direttamente lì mentre ammazzo quei due bastardi. Tutto qua. Quindi buona visione. Bene, ora tocca a me cantare. Ora ci divertiremo un po' a uccidere questi due. Cioè, ma io non capisco, ma questi due
Sapete come li ho ammazzati? Con la magia e basta. Perché veramente io non ci riesco ad attaccarli con la spada a questi. Perché uno, guarda che fanno, guarda. Guarda, vabbè, tanto alla fine sono morti tutti e due, non me frega niente. Mi sono preso la sua armatura, cioè vabbè, una sola di età. Perché l'altra la troverete ammazzando sempre questi due da un'altra parte, quindi. Guarda che imbroglio del cazzo. E faccio così, vedi? Io sono uno molto paziente. Aspetta che il nemico mi attacchi. Guardate un po' che fa. Porca puttana, oh. Questa è pure una mossa che mi è piaciuta così, oh. Però il mio gemello gli ha fatto veramente un sacco di danno, a quell'altro. Questo invece è quasi morto con la magia della cometa notturna. Guarda pure questo qua. Tanto io a questo non lo cago proprio, penso solamente a quello, così muore. Coglione. Ok, ora tocca a lui. Con questo invece è un po' più difficile perché gli lancio la magia e lui si para con lo scudo. Quindi aspetto che faccia la sua prima mossa, così io rotolo e lo colpisco con la lama, con il fiume di sangue, ecco. Anche quando vola. Molto semplice. Anche la mossa della coda, io ce l'ho quell'incantesimo è molto buono. Ecco. E faccio la mossa così, la coda. La coda. Ah, vedi? Sempre full. È uno, è due, è tre, uno, è due. Invece l'ho finito poi. Ecco, quando sta per attaccare io lancio la magia e muore. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Iscrivetevi al canale se il video è stato utilissimo. Lasciate like. Attivate la campanellina se volete guardare altri dei miei video su Elden Ring, guardateli e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!